Verso Matera 2019, verso la candidatura della città dei Sassi a capitale della cultura per il 2019, ovviamente fondamentale il contributo e il coinvolgimento di tutti i soggetti a tutti i livelli, a partire da quello culturale, ma naturalmente anche le istituzioni e i cittadini, un coinvolgimento potremmo definirlo a livello capillare. Perché, come ha più volte sottolineato il direttore del Comitato Scientifico Matera 2019, Paolo Verri, quella verso la candidatura non sarà una passeggiata, quanto piuttosto una maratona. Ed è per questo che nel prossimo contributo ascoltiamo Marta Ragozzino, responsabile della Sovrintendenza per i beni storici e culturali della Basilicata, e Raffaello De Ruggeri, presidente della Fondazione Zetema. Il progetto Matera 2019 assume sempre più concretezza. Marta Ragozzino, cosa ne pensa di questa idea? Io credo che sia un progetto che corrisponde a un processo, a un viaggio, dicevamo all'inizio, cioè un viaggio che si fa verso questo obiettivo che speriamo di raggiungere, ma che è importante in quanto viaggio, in quanto processo di autocoscienza, di conoscenza che la comunità sta facendo e che deve fare sempre di più e che tutti quanti ci dobbiamo impegnare a fare per capire chi siamo, che valore ha questa nostra città, che potenzialità deve ancora esprimere, che cosa può significare all'interno di un quadro più ampio, che è quello territoriale, ma è quello nazionale. Quindi Capitale Europea della Cultura per avere un obiettivo da raggiungere, che io credo che abbiamo tutte le potenzialità per raggiungere, ma per fare quello che avremmo già dovuto fare tutti insieme. E tutti insieme per me significa sia a livello individuale, cioè un coinvolgimento uno a uno di tutte le persone che appartengono alla comunità locale e alla comunità territoriale. Questo è molto importante che si capisca, cioè non è una partita per Matera, è una partita per tutto il territorio e probabilmente per il sud, per tutto il mezzogiorno. E quindi qualcosa che ci porta a andare fuori dai nostri confini, confini locali, confini regionali, andare in Europa, a pensare in grande, a pensare più lontano, a pensare di ricollegarci a quello che è il mondo di oggi. A partire dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura, dalla bellezza della nostra città, dalla forza della nostra città, che tutti quanti noi dobbiamo non solamente saper dire, ma saper vivere profondamente tutti i giorni, nelle cose che facciamo e nelle cose che riusciamo a mettere in cantiere. Credo che si sta veramente realizzando quello che era un vecchio sogno, cioè fare di Matera, costruire in Matera un modello. Io sono sempre stato convinto che in questa città c'erano le condizioni non solo di creare il laboratorio di ricerca, ma da questo laboratorio di ricerca poteva essere prodotto un modello. E in questo momento, attraverso le forze professionali, progettuali e di apertura all'esterno che questa città ha avuto con questo disegno che è ambizioso ma che è appunto strategico, con i suoi progetti pilota, credo che noi possiamo creare un modello di testimonianza di come può essere la possibilità nel futuro di vivere in una città. Cioè una città sostenibile, una città creativa, una città lenta, una città meditativa, una città in cui è possibile vivere in un rapporto sociale ricco e fecondo. E questo è il messaggio che Matera può offrire all'Europa. Cioè non un problema di vicenda, di ricordo e di testimonianza di memoria, un recupero di autoreferenzialità autarchica, ma partire dalle radici e dalle condizioni storiche di questa città per costruire questo esempio di un nuovo modo di vivere in un contesto urbano. Credo che questo è il disegno più ambizioso e più felice e più vincente che questa città può esprimere. La soprintendenza che ruolo sta avendo in questo processo, in questo percorso? E che ruolo può ancora avere? La soprintendenza fa
fa il suo percorso, fa le sue attività. Io personalmente sono nel comitato scientifico, ma a parte questo, anche se non fossimo stati all'interno di questo comitato, voi sapete, è il Ministero per i beni e le attività culturali che partecipa poi alla scelta della capitale insieme alla commissione. Insomma, è molto importante il ruolo del Ministero, però a parte questo la soprintendenza fa le sue attività, che sono quelle della tutela, della conservazione del patrimonio sul territorio, ma anche quelle della gestione di questo, del museo. E il museo deve diventare, sta diventando, un punto di riferimento forte per la città e per il territorio, e questo è Matera 2019 per me, cioè questo essere riusciti, insomma, aver cominciato questo percorso che porterà, io lo spero veramente, ad aprire il museo, a farlo diventare questa casa della cultura, questa casa per tutti, questa casa per la comunità, cioè non soltanto un luogo dove si viene a vedere una mostra, a vedere queste bellissime opere d'arte, ascoltare una conferenza, a partecipare a un convegno. Queste sono le attività che di solito i musei fanno, ma qua possiamo fare qualcosa di più, perché è il Museo Nazionale della Basilicata, ma è il Museo di Matera, e Matera e la Basilicata hanno una storia particolare. Bene, noi dobbiamo riuscire a renderla concreta questa storia. Allora io credo fortemente che il museo si debba aprire, e noi stiamo lavorando come struttura, come staff del museo in questo senso, si debba aprire e debba andare verso non solamente chiamare a raccolta e far diventare appunto un luogo sempre più accogliente, no, noi dobbiamo riuscire a portare fuori le nostre attività per portare qualche cosa alla comunità e al territorio, e quindi inventare delle dinamiche che diventano dinamiche di scambio. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo, poi partecipando con passione e con forza a tutti i progetti. E anche, pensate solamente al carro che è stato realizzato nei nostri laboratori, che è andato a Torino e che è ritornato e che adesso è di nuovo nel laboratorio di restauro, e anche quello deve diventare un centro fuori dal centro per permettere alla comunità di avvicinarsi sempre di più alla cultura. Questa è sicuramente una bella lotta in Italia, quella che si sta facendo per arrivare ad ottenere questo titolo. Se Matera non dovesse riuscirci, qual è la cosa che deve conservare, di cui deve fare tesoro dopo questo percorso? Intanto abbiamo detto, e ci crediamo davvero, che è Italia capitale europea della cultura, e quindi c'è un percorso che le città candidate, diciamo, che stanno lavorando di più, che stanno lavorando meglio, devono fare insieme. Io ci credo molto a questa alleanza, non è solamente uno slogan così, è una cosa concreta, e ci deve essere scambio, ci deve essere dinamica, ci deve essere relazioni. Poi è chiaro che questa è una partita e noi speriamo di vincerla, e contiamo di vincerla perché stiamo lavorando bene ormai da tanti mesi, ma se non ce la dovessimo fare per una ragione qualsiasi, se non ce la dovessimo fare, probabilmente sarebbe stata colpa nostra, e allora dobbiamo cercare di sanare tutte le nostre difficoltà locali. Cioè, se Matera non ce la fa è perché Matera non ha voluto farcela, e facciamoci un esame di coscienza e impariamo a lavorare insieme. Io lo dico da materana acquisita, da materana d'adozione, ci sono delle dinamiche nella nostra città che dovremmo riuscire, e questa è l'occasione giusta, a sciogliere, a smussare. Il ruolo delle rappresentanze culturali, come ad esempio penso alla Fondazione Zete, ma penso al Circolo La Scaletta, penso a tante altre realtà, quale deve essere in questo processo, in questo cammino? In questo processo occorre che queste strutture diventino anche loro modello. Io sono sempre convinto che la cultura è produzione, è diffusione ed è scambio, e non è acquisto e non è consumo. Ecco, allora, in questo discorso di una città creativa, cioè abitare in una città creativa, una città che esprime nuovi disegni e nuovi orizzonti, occorre che non si fossilizzi, il termine che mi piace dire, nell'evento, nella banalità di una serata che può anche essere stimolante, ma che rimane epidermica e rimane momentanea. Occorre stabilizzare iniziative culturali attraverso il discorso della produzione culturale, quello che io da tempo sognavo, che erano le officine della cultura. Le officine del Varola, le officine del suono, le officine del segno,
l'officina del movimento. Ecco, questo può essere un altro esempio di come una città che ha energie radioattive, magnetiche, una città sinuosa, una città che si fa amare, da questa città che crea emozioni, palpitazioni, sensazioni e ispirazioni, è possibile che creare questo disegno e questo modello attraverso questa metabolizzazione delle energie culturali che debbono finalizzarsi alla produzione culturale. Ammettiamo che Matera diventi capitale europea della cultura, saremo felici tutti. Se questo non dovesse accadere, cosa dovrà restare soprattutto a questa città di questa esperienza? Beh, questo processo progettuale, cioè noi, la candidatura deve segnare la missione della città, che questa missione poi diventa una visione attuativa all'interno di un contesto di premio europeo, sarà il top, ma il problema è che questo momento diventi un momento di fucina, di riflessione, direi di mettere il pane nel forno e farlo cuocere però col sistema materano. Questo è il disegno, cioè creare quello che può essere il destino di questa città. La cultura dunque non un fatto estemporaneo, è questo che è emerso dalle parole sia della dottoressa Ragozzino, responsabile della sovrintendenza per i beni storici e culturali della Basilicata, sia dalle parole di Raffaello De Ruggeri, presidente della Fondazione Zetema. La cultura non un fatto estemporaneo, ribadivamo, all'interno del percorso che potrebbe condurre molto probabilmente la città dei Sassi alla candidatura a capitale europea per il 2019, ricordiamo tra l'altro un percorso non privo di ostacoli, come più volte ha sottolineato lo stesso direttore del Comitato Scientifico Matera 2019 Paolo Verri, un percorso che però bisognerà battere tutti insieme i principali interlocutori, i principali soggetti, dalla cultura al mondo dello sport ai semplici cittadini, perché è fondamentale soprattutto crederci. Noi ci fermiamo qui, ma continueremo nel corso di questo pomeriggio ad ascoltare, come dicevamo, i principali protagonisti di questa maratona verso la candidatura della città dei Sassi a capitale europea per il 2019. Ricordiamo tra l'altro che proprio fra la fine del 2013 e gli inizi del 2014 si giungerà ad una prima scrematura, alla definizione di una shortlist, ma ricordiamo anche l'importante appuntamento con la stesura del dossier di candidatura. Ci fermiamo qui, linea alla regia per le notizie e tutto il resto.